Ragazzi, ciao, bentornati sul canale con questo nuovo video. Allora, in questo video vi faccio vedere un regalino che mi ha mandato una ragazza di voi, insomma una ragazza che mi segue, e io sono rimasta veramente senza parole. Vi ho fatto già vedere alcune cosine su Instagram, ma ci tenevo a ringraziarla anche qui. Allora, innanzitutto vi dico che la trovate su Instagram nella sua pagina gerco.bio, che è appunto questa pagina qua, non so se potete vederla, quindi vi invito anche a seguirla, perché poi tutte queste cosine, cioè le cosine che vi faccio vedere adesso, le realizza lei artigianalmente, quindi veramente bravissima, e le realizza a mano. Ci sono delle candeline che sono stupende, quindi se volete veramente vi invito a seguirla. Così parlando, appunto, un pomeriggio mi ha appunto chiesto se mi avrebbe fatto piacere. Ho detto guarda, veramente grazie di cuore, sono rimasta anche senza parole, proprio perché poi io non me le aspetto queste cose, quindi ci rimango sempre, insomma, mi spiazzate, ecco, così, anche quando mi scrivete veramente delle cose stupende, mi spiazzate, e quindi vi posso solo che ringraziare. E niente, anche così parlando, poi le avevo chiesto come nasceva questa passione, perché poi io sono curiosa. E quindi mi aveva detto appunto che aveva sempre creato le cosine, cioè proprio le piace creare a mano, quindi dal fimo, da alcune creazioni tipo qualche gioiellino, queste cosine qua, fino ad arrivare anche a appunto produrre dei piccoli lucidalabbra e anche le candele, che adesso appunto vi faccio vedere. Che è appunto questa, cioè guardate, è bellissima. Poi a me queste cose artigianali fatte a mano piacciono tantissimo. Poi comunque vi giro la videocamera e ve le faccio vedere anche, insomma, in una maniera migliore. Eccola qui, proprio rifinita benissimo e tutto, con il suo vasettino di vetro. E questa qui è una candela alla rosa fatta a mano da Gerco. Ecco qua il nome d'arte. E con ingredienti che sono appunto la cera di soia, l'olio essenziale di rosa, infatti si sente ed è molto delicato, poi a me piace tantissimo la rosa ed è fantastico, e lo stoppino qua è in cotone, quindi questa qui è proprio una piccola chicca, un piccolo gioiellino che ha realizzato a mano, e secondo me sono bellissime. Anche, non so, se volete fare un pensierino o queste cosine qua, secondo me sono apprezzatissime. E poi la profumazione delicata, delicata. Poi gli altri due sono praticamente, cioè guardate che meraviglia, sono bellissimi, sono dei mini burri cacao realizzati artigianalmente. Allora, uno al peperoncino, neanche si sa che a me piacciono sti balsami al peperoncino, e uno al rosmarino. Allora, adesso vi faccio vedere quello al rosmarino, quello al peperoncino, lo provo con voi. Questo devo ancora provarlo, quello al peperoncino invece l'ho già aperto, quindi finisco quello, poi passo a questo. Ed è un balsamo labbra fatto a mano con gli ingredienti che all'interno ha la cera d'api, il burro di cacao, l'olio di ricino, la vitamina E, l'olio essenziale di rosmarino. Ed è fatto così. Cioè, ma guardate anche il tappino, cioè è pazzesco. Qua dentro c'è il burro e il tappino è questo qua, cioè è bellissimo, cioè è curatissimo, raffinatissimo, queste cose richiamano anche un po' le cose provenzali e molto molto belle, ed è questo qua. E poi l'altro, quindi l'ultimo pensierino, che è stato veramente, ribadisco, gentilissima, è questo balsamo al peperoncino volumizzante fatto a mano. Eccolo qua. Ingredienti: cera d'api, burro di cacao, olio di ricino, vitamina E, olio lito al peperoncino e colorante naturale. Adesso vi faccio vedere. Infatti si vede già, ci sono andata dentro, abbiamo già provato, e adesso lo provo con voi, quindi. E vi posso dire, ragazze, che rispetto a dei burri cacao di balsami labbra che ho acquistato anche, insomma, diciamo così, tra virgolette, di marca, questo è buonissimo. Questo è veramente buonissimo. Ecco qua. E anche da questo finish un po' lucidino, è idratante da morire, le labbra
sono morbidissime ed ha veramente un effetto molto naturale e molto bello, cioè mi piace un casino, quindi grazie, grazie ancora di cuore veramente. Adesso giro, allora, ve le faccio vedere, ve le faccio vedere anche da qua, che insomma mi sembra anche carino. Questa è la candelina con la rosa, la cera vegetale che vi dicevo prima, cioè guardate com'è rifinita, è, cioè, veramente carinissima. Poi questa magari è quella piccolina, ne ho viste anche di un po' più grandi ed è veramente molto molto bella. Poi ha un profumo, ripeto, c'è l'olio essenziale di rosa e ha un profumo delicatissimo. Questo invece è il balsamo al peperoncino che vi avevo fatto vedere prima, eccolo qui, che come vedete anche c'è veramente una resa buonissima, poi idrata in un modo pazzesco le labbra, eccolo qua. E poi questo, che insomma lo proveremo, al rosmarino, ecco qui. E guardate anche qui, anche qua magari si vede anche meglio il tappo, cioè veramente tutto realizzato a bene, mano. Ragazze, fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate. Io trovo che siano carinissime, ma al di là anche di questo è stato proprio il gesto che mi ha lasciato senza parole, quindi grazie ancora di cuore. Vi ricordo la pagina Instagram gerco.bio e qua sotto vi lascio il link proprio dove potete trovarla. Seguitela in tantissimi perché veramente merita e poi lei è di una gentilezza unica. Bene ragazze, niente, io vi mando un bacione enorme e ci vediamo nel prossimo video.